intanto chiamiamola per quello che è, l'autonomia differenziata è un imbroglio, si chiama Spacca Italia. L'Italia è un paese attraversato da strappi, fratture, differenze, diseguaglianze che crescono. È un paese nel quale, a seconda del luogo in cui nasci, c'hai perfino un'aspettativa di vita diversa da chi è nato in un altro luogo più fortunato. Una classe dirigente responsabile degna di questo nome dovrebbe prendere ago e filo e cucire gli strappi, ridurre le diseguaglianze invece di allargarle e di cristallizzarle come fa questa controriforma pessima, frutto di un indecente scambio tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Lo Spacca Italia in cambio del premierato. Un'Italia sempre più frantumata, sempre più diseguale in cambio di tutti i poteri in mano ad una persona. Penso che sia un danno serio per il paese, noi ci opporremo non solo in Parlamento, prima al Senato, fino all'ultimo voto e poi alla Camera, ma anche nel paese, perché questo paese non si merita questa controriforma. Tra tutte le riforme che stanno promettendo in maggioranza, autonomia differenziata, premierato, fiscale, qual è quella che preoccupa di più le opposizioni? L'insieme di queste riforme, è il disegno che hanno in qualche modo sottostante. Mettere insieme il premierato, cioè uno squilibrio ulteriore di tutti i poteri a favore dell'esecutivo, con un Parlamento già umiliato e marginalizzato dalla decretazione di urgenza, che ormai è l'unica forma di lavoro parlamentare, con lo Spacca Italia significa ridurre qualità e spazi della democrazia italiana. Ed è un problema per l'oggi e per il domani, per questo bisogna impedire che queste leggi passino con l'iniziativa parlamentare, con la mobilitazione, con il referendum quando sarà il momento.